omicidio, anche quando lo commette la polizia. Il detective William James Taggart ha giurato solennemente di proteggere e servire la popolazione di New York e ha infranto quel giuramento. Lo Stato dimostrerà che ci sono fondati motivi per processarlo per l'omicidio di Mikey Tavares. Grazie, Vostro Onore. Signor Davis. Vostro Onore, non si può parlare di omicidio quando un altro uomo ti spara addosso. Non è omicidio quando l'uomo al quale spari è armato. Cosa beve, capo? Niente, signore, grazie. La civiltà è caduta a pezzi. Sa, ci sono molti uomini in questa città che troverebbero difficile fidarsi di un uomo rispettabile come lei. Io non sono uno di quegli uomini. Il suo superiore, il capo della polizia, è un coglione. Sono qui per discutere del caso Taggart, signore. Che cosa c'è da discutere? Non andrà oltre l'udienza preliminare. Forse dovremmo sperare che succeda, invece. Quelle 10.000 persone davanti al tribunale fanno fatica a credere che non sia stato un omicidio puro e semplice. Che vuol dire puro e semplice? C'è uno stupratore omicida in meno in giro per le strade. Mikey Tavares era stato prosciolto da queste accuse. Solo per un dettaglio tecnico. Sappiamo tutte e due che ha violentato e ucciso Yesenia Barea. La legge dice diversamente, signore. Lei è sempre così divertente. Io credo che Billy Taggart sia un eroe. E confesso che mi piace essere fotografato vicino agli eroi. E mi piace anche vincere a Staten Island senza essere costretto ad andarci. Stamattina si è presentato un testimone, signore. Mancano 2 minuti prima che il giudice metta la sentenza. E ha presentato una prova. Dov'è? È stata temporaneamente smarrita. Il testimone? Un ragazzino. È in regola? E sua madre è in regola? Dobbiamo scoprire quello che vuole. Sembra che voglia giustizia, signore. Beh, nessuno la ottiene. E lei cosa vuole, capo? Io voglio quello che è meglio per la città, signore. È opinione di questa corte che lo Stato non sia riuscito a produrre prove sufficienti affinché l'uccisione sia considerata omicidio e non legittima difesa. Quindi l'imputato non sarà trattenuto per rispondere a queste accuse in un processo. Ed è libero di andare. La corte si aggiorna. Detective, mi dispiace interrompervi. Il capo Fairbanks vuole vederla. Ecco il nostro uomo. Come va? Signor sindaco. Ciao, Billy. Salve, capo. Siediti, Taggart. Di che si tratta? Siediti. Tranquillo, abbiamo tirato a sorte. Sai, poliziotto buono, poliziotto cattivo, e ha vinto lui. Ma perché? Vuole interrogarmi adesso? No, solo due chiacchiere in privato. Volevo dirti quanto sono fiero di te. Hai reso un grosso favore alla città. Tu, ai miei occhi, sei un eroe. Grazie. Ti spiego perché sei qui. Una prova molto scomoda è venuta alla luce. Se diventasse pubblica, noi saremmo fottuti. E invece dobbiamo assolutamente evitare di essere fottuti. Quindi... Sei fuori, detective. Cosa? Yesenia Barea aveva soltanto 16 anni. Mikey Tavares era stato prosciolto. Sì, e avevano sbagliato. Quindi tu hai deciso di mettere le cose a posto. Senta, il criminale non sono io, capo. Va bene, Billy, continua pure a ripeterlo a te stesso. Credi, Billy, alcune guerre vanno combattute, ma ce ne sono altre in cui bisogna ritirarsi. E questa non è una guerra da combattere. Ma io ho la memoria lunga. Se per caso cambi numero, assicurati di farlo sapere al mio ufficio. D'accordo.
farai lì? Ma che diavolo? Ma che sta succedendo qua fuori? Niente, tranquillo. Questo tizio mi ha aggredito. Tutto in culo! No, ti prego! No! Testa di cazzo. Dov'è la mia macchina fotografica? Tesoro, guardami un attimo, per favore. Grazie. Figlio di puttana. Proprio come all'inizio, quando nessuno ammetteva che fosse successo qualcosa. Mai successo. Grossa parte è troppo inquietante. Qualcosa. Oddio, Billy, un'altra volta. Va bene. Si può sapere quando la smetterai? Smettere cosa? Di tornare a casa come un pezzo di carne sanguinolenta. Non ti piace la carne sanguinolenta? Sono vegetariana. Sì, va bene, ma dovrai procurarti le proteine in qualche modo, no? Sei un coglione. Ma allora, l'hai ritirato il vestito per la prima? Domani. Pensi che mi piacerà? Secondo me approverai. E a Ryan piacerà il vestito? Non lo so, non conosco così bene i suoi gusti. Andiamo, lo vedo come ti guarda. Com'è che tu vedi come lui mi guarda e io invece no? Perché tu vedi solo il meglio nelle persone, il tuo difetto peggiore. E il tuo qual è? Non essere capace di vedere il meglio nelle persone. Neppure in me. Tu sei l'eccezione, e lo sai. Beh, io sono un'attrice. Forse riesco a ingannarti. Io sono un detective, non ci riusciresti mai. Tom, non sono poche settimane, sono mesi. Simon Cowell era ancora ad American Idol quando abbiamo fatto questo lavoro per te. Come sarebbe che cosa voglio? Ho parlato turco per caso. Voglio il pagamento, Tom, il pagamento. Voglio $5,500, è quello che... Pronto? Pronto? Travestito del cazzo. Salve, l'ufficio di Gary Lyman, per favore. Sì, aspetto. Se è tuo fratello che addebita di nuovo la chiamata ricevente, Katie, giuro no, che... No, purtroppo fatichiamo molto a ricevere, Billy. Questo perché non ti piace farti pagare in anticipo. Come sta andando? Sai quella tua teoria per cui non sei mai al verde se qualcuno ti deve dei soldi? Siamo al verde. Sì, sono ancora in attesa. Sì. Questo cos'è? Uno di Staten Island ha detto che se ti trova ti uccide. Richiamalo, digli che mi deve una macchina fotografica. Oh! Purtroppo è appena uscito. Oh sì, proprio adesso, eh? Ok, va bene. Allora, per gentilezza, gli dica che ha tempo fino a questa sera per chiamare Katie, la segretaria di Billy Taggart. Sono in ufficio. Oppure racconterò alla moglie che si scopa la sua assistente da almeno 11 mesi. Che cosa gliene pare? Fai sul serio? Senti, questa gente mi provoca, Billy, tutto il giorno. Non ne hai idea. Questo è l'ufficio di un professionista, Katie. Sì, ripetilo ancora con convinzione. Quanto hai riscosso? Più o meno $1,800. Beh, non è male. Quanto manca ancora? $42,000. Dammi quei cazzo di numeri. Sì. Dimmi, Gary, se io pignorassi i tuoi guadagni e la tua officina finché non avrò avuto ogni centesimo degli 8,000 che mi devi, che te ne pare? Va bene per te? Se ti pagassi a rate? Sì, tre rate da 2,650, la prima venerdì prossimo. Parla con Katie. Jimmy, come stai? Sono Billy. Come va, Bill? Volevo solo salutarti. Aspetto sempre quel pagamento, amico. Sì. Sai, le cose qui sono andate a rilento. Sto passando un periodo difficile. Fammi capire. Tu lo hai beccato non so quante volte con i pantaloni abbassati e adesso io dovrei pagare per la sua infedeltà. Sei stata tu ad assumermi, Amber. È così che funziona. Adesso dovrei anche saldare il conto. Quante volte, Billy? Dimmelo. 8 volte, Amber, per una cifra totale di $4,000. Andiamo. Mandagliela a lui la fattura. Dammi a sentire, Billy. Io non ti do nemmeno un centesimo. Voglio i miei soldi del cazzo, è chiaro? Va bene, ho capito. Non ti scaldare. Che razza di uomo sei, Dave? Perché lo sai, Dave, un uomo che non paga i debiti è la persona peggiore che esista. È questo il tipo di uomo che sei? D'accordo, d'accordo. Forse posso dartene metà prima di lunedì. D'accordo, metà posso accettarlo, va bene. Parla con Katie. Ciao, Dave, Katie. Allora, a che ora ci vediamo, lunedì, eh? Vado a prendere un po' d'aria. D'accordo.
Billy! Billy! Telefono! Prendi il messaggio! È il sindaco! Sembra nervoso. Sì, probabilmente è per la bomba che mi sono infilato nel culo. Non dovevo dirlo? Consigliere Valiant, un suo commento sulla vendita di Bolton Village. Questo è un giorno molto triste per New York. Non avrei mai creduto di vedere un sindaco di questa città, nemmeno questo sindaco, cadere così in basso da rubare la casa a 30.000 lavoratori di New York. E non permetterò che questa vendita sia conclusa quando sarò eletto sindaco martedì. La tempistica dell'annuncio del sindaco è una manovra politica. Assolutamente sì, so che è politica. Non si può dire che a Nico Stetler non importi, perché è chiaro che due cose gli importano moltissimo e sono il suo lavoro e fare dei piaceri ai suoi amichetti di Wall Street. Ha qualcosa da dire ai residenti di Bolton Village? Sì, certo. Noi vi aiuteremo. Venite martedì e avrete un alleato in municipio. Votate per i vostri interessi. Ecco com'è quest'uomo. Non conosce neanche città. Le cifre. Bolton Village ospita 37.502 persone. Sa che significa questo affare per loro? Secondo Valiant significa uno sfratto inevitabile, sindaco. Lo pensa Valiant? Quello che significa servizi migliori, proprietari più attenti ai problemi, qualcuno che si fa vedere quando il bagno è intasato e il riscaldamento è guasto, significa pareti ridipinte, finestre riparate. Valiant sostiene che la Sorcy Donagan farà salire alle stelle gli affitti per dare quelle case agli yuppie. Questo è un ottimo affare per le persone di Bolton Village ed è un ottimo affare per la città di New York. Lei crede che l'annuncio di questo accordo consoliderà la sua posizione, signore? Beh, che dirle, Mike. Se i lettori del New York Post vogliono premiare la competenza, chi sono io per criticarli, mi scusi? Sì. Beh, ovviamente ho voluto fare una battuta di spirito. No, trattenga la cavalleria, posso salire. Grazie. D'accordo, Mike. Ora vada pure. Vada a fare il suo lavoro. Buona fortuna per martedì, signora. Sì, grazie. Senta, un adesivo per la macchina, uno per sua moglie e uno per il bambino. Lo metta sullo zaino. Grazie, signora. Prego. Signor sindaco. Ehi. Sai, Billy, noi prendiamo molto sul serio le minacce di terrorismo da queste parti. Giusto. Persino se fatte da bravi ragazzi cattolici come te. Scherzo. Ma guarda qua, sembri una persona civile. Sono contento di vederla. Hai visto il ragazzo prodigio entrando? Sì, l'ho visto di sfuggita. Sai, se devo essere sincero, trovo che sia un insulto. Cosa? Che sta lottando testa a testa con una nullità? Già. Hai sempre avuto più palle che tanto. Non so che mi hai preso, sto cercando di correggerlo questo difetto. Non dovresti, è uno dei tuoi punti di forza. Scotch? No, ho smesso, grazie. Davvero? Che ne dici se comunque te ne versassi uno e lo lasciassi tra noi come un simbolo, capisci? Crede di riuscire a battere questo tizio? Ti ho mai raccontato di Johnny Ingrisano? No, non credo me ne abbia parlato. Quando ero piccolo, nel Queens, mi picchiava durante la ricreazione, tutti i giorni. Che cosa potevo fare? Ero solo un bambino. Un paio d'anni fa ho saputo che Ingrisano aveva dei problemi legali, roba da poco che un altro avrebbe risolto facilmente. Allora me ne sono occupato io. Adesso, se si gratta il sedere senza permesso, si fa una settimana in cella Rikers. Jack Valiant mi ricorda molto Johnny Ingrisano. Tu vai mai a caccia? No. Dovresti provare. Tu sei portato, si vede. E ti piacerebbero i cani. Sai, le donne spesso per insultarci ci definiscono cani, pensano che siamo inaffidabili e sleali. Ma i cani sono tutt'altra cosa. E se gli uomini sono cani, allora che cosa diavolo sono le donne? Hai mai visto una cagna in calore, Billy? Si strofina sull'erba per cercare di calmare quel prurito. E se riesce a svignarsela dal giardino, qualunque maschio le va bene. Non sono sicuro di seguirla, sindaco. Devi aiutarmi a scoprire il figlio di puttana che si scopa mia moglie. Crede che abbia una relazione? So che ha una relazione. Dovrebbe chiamare il Washington Post per chiedere conferma. Lei è molto abile. Anche lui. È come se fosse un fantasma. Forse perché non esiste. Io voglio le foto. Voglio vedere chi è. Voglio sapere da dove viene. Quanto è grande il suo uccello, quanto dura a letto, dove scopano, negli alberghi o a casa sua. Voglio sapere se la fa venire o se finge anche con lui. E voglio sapere tutto prima delle elezioni. Perché? Che cosa c'entra con le elezioni? I newyorkesi
Hanno fatto sedere ubriaconi, truffatori, italiani, omosessuali, ebrei e neri su quella poltrona. Ma non eleggeranno mai un uomo la cui moglie scopa tranquillamente con un altro alle sue spalle. Ora questo Frocetto, questo Jack Valiant, magari non ha le palle per usare questa storia se gli arriverà sulla scrivania, ma il suo staff non esiterebbe. E se lei non scopre chi è prima di martedì prossimo? Saranno i $50,000 più facili che tu abbia guadagnato. Metà adesso, metà dopo. Metà adesso? In questo momento. Che ne dici? Dico di sì. Trovami quello che mi serve. Lo troverò, sindaco. Lo consideri fatto. Fatti dare i programmi di mia moglie da Valerie uscendo. Qualcosa non va? Quando mi ha chiamato non credevo che fosse per una cosa come questa. Sì. Neppure io. Ehi, Billy. Bentornato. Grazie, sindaco. Non fai colazione? Amore, hai visto le mie chiavi? Sul tavolo, vicino alla tua collezione di salse piccanti. Possiamo andare a Los Angeles in grande stile. Ieri ho chiuso un grosso contratto, un paracadute adesso. Sì, grandioso. Ti manderò tutte le indicazioni per la cena del cast di domani, va bene? No, non ci vengo. Quei tizi vanno troppo oltre quella merda di metrosessualità. Non me ne frega un cazzo se vuoi diventare un'attrice, fai come vuoi. Ma se vedo un uomo che tira fuori un portacipri e si mette il mascara a una cena... Questo non mi va bene. Non puoi fingere di essere interessato. Solo una sera, amore, ti prego. Non capita tutti i giorni che la tua ragazza sia la protagonista del suo primo film. Se me lo chiedi con gentilezza. Ci vieni, per favore. Sì. Mettimi un po' di rossetto, così non mi sentirò un pesce fuor d'acqua. No. D'accordo. Non mi sento a mio agio con quella gente. Signore e signori, la First Lady di New York City, Kathleen Ostetler. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. L'uguaglianza finalmente è arrivata a New York. Alcuni hanno detto che non era il momento giusto per intraprendere questa battaglia. Beh, io dico che non c'è mai un momento sbagliato per lottare per quello che vi spetta di diritto. Dico che non c'è mai un momento sbagliato per combattere il bullismo. Anche se sono bulli potenti. Soprattutto se sono bulli potenti. Questo rende la vittoria ancora più entusiasmante. E oggi proclamiamo una vittoria. Oggi dichiariamo, con il cuore pieno di gioia e a testa alta, questa è la mia vita e io amerò quelli che decido di amare. Cazzo bello, fammi vedere la faccia. Cazzo. Hai letto il Times questa mattina? No, non l'ho letto. Leggo il Post, come tutti a New York. C'è un editoriale interessante.
È un giornalaccio, un tabloide per ricchi sovrastimato. Tu sei ricco, vero Nick? Schifosamente ricco. Come gli avvenimenti recenti stanno a indicare. Ho sentito dire che il tuo discorso ha fatto scintilla ieri sera. Come la prima di mamma mia, mi hanno detto. Le drag queen facevano salti mortali. C'è da qualcuno che conosci? Sai chi è veramente felice per questa nuova legge? Chi? Artie. Non ha mai stilato tanti accordi prematrimoniali in vita sua. Ricordi, Artie? Penso a lui tutti i giorni. Ieri non hai parlato delle elezioni. Non era l'evento adatto per farlo. Cara, ci sono le elezioni. Ogni evento è adatto per parlarne. Cerca di ricordarlo. Boh. Vieni qui. Vieni. Sorridi. Un po' a sinistra. È questo che fai tutto il giorno? Spii bellissime donne in ristoranti di lusso. Sì, se consideri di lusso le migliori osterie spagnole di Benson Arso. Dovremmo farlo più spesso. Era per farti guadagnare lo stipendio. Vuol dire che sarò pagata questo mese? Sì, quando avrò visto la bolletta del telefono. È mio fratello, che cosa vuoi? Mandagli una tessera telefonica. Sì, forse dovrei farlo, vero? Come sta, bene? Beh, Sing Sing non è il posto ideale per uomini dal cuore tenero. Perché il sindaco ti ha chiamato, Billy? Sto prendendo le sue cose. Cazzo, che cosa faccio? Calmati, guardami. Sorridi. Brava. Alzati e prendi il cappotto. Continua a sorridere e a parlare, va bene? Ho il cuore che batte velocissimo. Borsa. Vieni qui. Devi uscire prima di lei. Poi attraversa la strada per vedere in che direzione va. Chiamami quando la vedi. D'accordo. Vai. Bene, Katie, sei ai miei occhi. Dove sta andando? Va a Norsula Madison. Verso la 45esima, ha lasciato l'amica e sta con la guardia del corpo. Mantieni il suo passo. Non più di due persone. Ciao. Di distanza. Okay. È al telefono, Billy. Ha risposto a una chiamata. Sì. Blackberry? È un flip phone. Devi avvicinarti ora. Mi serve un nome, Katie. Un posto, un'ora, qualcosa, qualunque cosa. D'accordo. No, no, io capisco. Senti, allora... A che ora, tesoro? Va bene. È lui, Billy. Sta fissando un appuntamento. D'accordo, la vedo. Sì. No, no, arrivo subito. Ok, vai. Signora, signora, aspetti. Scusi, questo è suo, le era caduto. Sì, grazie. Si figuri. Sembra che stia andando a Roosevelt, la seguiamo. No, potrebbe riconoscerci e capirebbe tutto. Dobbiamo scoprire a chi appartiene questo numero. Se ha una Lexus è il nostro uomo. Bentornata a Roosevelt, signor Stetler. Grazie. Trovato? Trovato? Sì, ce l'ho. Ed è buono, Billy. Quanto buono? Mirabilmente buono. Mirabilmente? Cos'è? Te lo insegnano alla DeVray? Io vado all'Hunter, coglione. Oh, voglio scusarmi. È un college intellettuale, capisci? Io ho solo amici intellettuali. Leggiamo libri, beviamo vino. Ah, sì? Ma sei abbastanza grande per bere? Sono abbastanza grande per fare un sacco di cose, Billy. Vacci piano, d'accordo? Per esempio, sono abbastanza grande per votare. E potrebbe essere interessante, quando entrerò nella cabina, sapere che il responsabile della campagna di Jack Valiant, un certo Paul Andrews, si scopa la moglie del sindaco. Ah, stronzate. E guida una Lexus. Questo è buono. È meglio di un orgasmo multiplo, Billy. Hai imparato anche questo all'Hunter? Ti piacerebbe saperlo? Questa notizia non piacerà molto al sindaco. La moglie è proprio una stronza. Montauk, andate e ritorno prima classe. Grazie. È in partenza dal binario 14, il treno per Montauk. Tutti gli accompagnatori sono pregati di scendere e di allontanarsi dai vagoni. Sì, certo. Ehi, ci si vede. Prego.
Come ti va contro il ragazzino? I sondaggi sono stabili. Stabili? Sì. E che cazzo significa? Stabile è il preludio di un cambiamento, d'accordo? In quale direzione? La persona in carica, Sam. Sempre la persona in carica. Ah, sì? Sei un po' lento, Nick. Sì, sta attento al tuo culo, io mi prendo cura del mio. Sì, e comincio a chiedermi se ce la farai. È come Griffith e Parrott. Nel 62, Emil Griffith e Benny Parrott, ti ricordi? Sì. Il ragazzino è Parrott e io sono Griffith. Vuol dire che tu sei la checca. Io sono Griffith meno che per il lato checca. Ho fatto un passo indietro, gli faccio credere che riuscirà a vincere. E poi arriva il 12° round, te lo ricordi? Sì. Il colpo decisivo. Allora, Nick, io ho investito $500,000 nella tua campagna. È una cifra molto più alta sul risultato, quindi perché non mi dici come farai a vincere questa cosa? Abbiamo qualcosina che finirà sulle scrivanie dei giornali e delle reti televisive di questa città stasera. Servirà? No, non servirà, sono tutte stronzate. Ma smuoverà le acque. E questo farà riflettere gli indecisi e domenica sera il dibattito in TV. Lo farò a pezzi. Sarebbe meglio, Nick. Sarebbe meglio. Sa già per chi voterà? Non credo che andrò a votare. Di solito voto per l'elezione del presidente, ma... Il presidente non determina la qualità della vita a Brooklyn, no? Come sa che sono di Brooklyn? Me l'ha appena detto lei che è di Brooklyn. Fa parte del mio lavoro accorgermi di queste cose. È un investigatore privato? No, investigatore privato, no. Ma perché? Esistono ancora. Allora che cosa fa? Mi occupo di politica. Sì, allora che mi consiglia? Io le consiglio quello nuovo. Oh, andiamo, è troppo pulito. New York è un posto incasinato. Perché deve rimanerlo? No, potrebbe essere meglio, certo, ma non è andata male gli ultimi anni con lo Stetler. E lei che cosa fa? Operatore ecologico. È molto in ordine per essere un netturbino. Lo faccio per far colpo su una signora. Ma c'è sempre una signora. Iscritto al sindacato? Sì, da 15 anni. 15 anni. Ha una casa di proprietà? A New York? Sì, esatto. Perché lei, che lavora ed è iscritto a un sindacato, ed è originario di New York, per di più, perché non è proprietario di una casa nel centro della città? Mentre qualunque uomo d'affari corrotto che scende da questo treno con un master in economia e senza scrupoli, ce l'ha invece. Ne ha una in città e una a Long Island. Dov'è la sua? Tanto per dire. Quindi lei ha una casa qui? No. No, no, non mi fraintenda. Mi piacciono l'acqua, la sabbia, l'erba, ma no. C'è solo una cosa più bella che lasciare quella città ed è tornarci. No, tutto quello che mi piace e tutti quelli che amo sono in quella città. Prossima e ultima fermata a Montauk. Tutti i passeggeri devono scendere dal treno a Montauk. Ricordiamo di recuperare il proprio bagaglio. Piacere di averla conosciuta. Piacere mio. Prossima e ultima fermata a Montauk. Agenzia Taggart. Ma stai sempre al telefono. Sto cercando di salvare la tua agenzia.
Senti, non lo dico spesso, ma avevi ragione. Ah, davvero? La moglie del sindaco si scopre il responsabile della campagna di Valiant. Che ti avevo detto? Chiama il sindaco, digli che ho delle foto. D'accordo. E sta lontana da quel telefono. Guarda che Ryan, se ho fatto questo film è solo merito tuo. Grazie, sei stato adorabile. Il tuo ragazzo laggiù sembra un po' a disagio. Avanti, William, raccontaci qualcosa, di che ti occupi? Non faccio niente di importante, scatto foto, è solo noioso. Oh, cavolo, non sarai un paparazzo, eh? No, non mi interessa di personaggi molto famosi. Bill è un investigatore privato, una volta era un poliziotto. Ma dai, dici sul serio? E come vi siete conosciuti? Le hai promesso di non farle una multa se fosse uscita con te? Sì, qualcosa del genere. Dai, vogliamo i particolari, raccontaci tutto. Sì, Bill, i particolari, perché uno come te è finito con una come Natalie? Uno come me? Beh, non mi sembri uno appassionato di teatro. Sentite, questa è la vostra festa. Parliamo del vostro film. Penso sia molto più interessante. No, nessuno lascia questo tavolo senza aver raccontato una storia strappalacrime. Natalie, la palla passa a te. Come hai conosciuto questo ragazzone affascinante? Billy era un amico di famiglia. Ah, quindi vivevate nello stesso quartiere? Lavorava vicino casa mia. Ti sei innamorata del poliziotto del quartiere? È brava. Per tutti quanti eravamo solo un gruppo di portoricani morti di fame. E Billy è stato carino con noi. Barrow è un cognome portoricano? Il cognome vero è Barea. Natalie Barea. Natalia. Beh, non suona niente male. L'hai cambiato per non fare solo parte la sudamericana? No. L'ho cambiato perché ero stanca di andare alle audizioni e sentirmi chiedere sempre come prima domanda se per caso ero parente di Yesenia Barea. E chi è? Mia sorella. Scusa, ma è famosa? Sì. La sua foto era su tutti i giornali circa 7 anni fa. Nat, per favore. Una bellissima 16enne, violentata e picchiata a morte, trovata in una casa di Bolton Village. Billy c'è stato vicino. È stato un periodo duro, ma lui l'ha reso più facile. Certo, perché le piace accusare quelli che vogliono impedire ai ricchi di restare impuniti quando sono coinvolti in conflitti di classe, quando in realtà sa bene quali siano i veri conflitti di classe, come per esempio rubare le case ai lavoratori di Bolton Village e darle a cifre ridicole a una banca di investimento. Questi sono i veri conflitti di classe. Beh, forse dalle sue parti nel Connecticut 3 miliardi di dollari sono una cifra ridicola, ma qui a New York 3 miliardi sono considerati un mucchio di soldi e possono risolvere molti problemi. Con tutto il rispetto, non si risolvono i problemi leccando i piedi ai miliardari. Oh, forse io lecco i piedi ai miliardari, ma detto da lei che da sempre è legato a gente come loro è grottesco. A proposito, come va la ristrutturazione di quel suo palazzo da 4 milioni a Brooklyn Heights? Vuole anche la mia casa? La prenda. Non riesco a pagare il mutuo come tanti cittadini, perché il sistema è stato studiato da uomini come lei. Niente male. Sì? Mi piace, se lo esprimi bene riesci a convincere anche gli indecisi. Bene. Ci manca una frase alla Benson, quando disse: senatore, lei non è Jack Kennedy, una frase che lo smonti e deve essere legata a Bolton Village. Credimi, va bene così, resta su questi temi e le persone capiranno la differenza fra voi due. Non è abbastanza incisivo, Paul, devo essere più efficace. Lui ha una chiara linea d'attacco contro di me, io sono il ricco outsider del Connecticut, che cos'è lui? Sarà un disoccupato da martedì, se resterai su quegli argomenti. Ti sfugge la cosa più importante, Paul, è un truffatore. E devo martellarlo su questo punto. Se mi provoca e fa del sarcasmo sui soldi della mia famiglia, Harvard e tutto il resto, devo mettergli il culo al tappeto. Lei, signore, è un truffatore, è un bugiardo. E se cerca di sfidarmi a dimostrarlo, tiro fuori quel glorioso pezzo di carta che hai detto che mi avresti fatto avere e comincio a leggerlo ad alta voce. Facciamo un break di 10 minuti. Posso parlarti un momento? Qual è il tuo problema, Jack? Il Daily News è il mio problema, Paul. Il Post, il Times, è lo stesso, scegli tu. Ostetler ha scaricato un camion pieno di merda su di me e noi non abbiamo ancora scoperto qualcosa che lo metta con le spalle al muro. Credevo che fosse andato a Montauk. Per questo, cos'è successo alla tua fonte? Ci sto lavorando. È per questo che ieri sei sparito per 9 ore? Ci ha fatto aspettare parecchio, te l'ho già spiegato prima. Quando sei tornato puzzavi di alcol. Ho bevuto un cazzo di cocktail, tutto qua. Insomma, come controbattiamo? Raccontando solo la verità e i fatti, Jack. È questo il nostro gioco. I giornali sono con lui e questo pesa. Non abbiamo bisogno di titoloni, Jack. Non ci servono perché stiamo vincendo. Anche i loro sondaggi interni ci danno sopra di 3 punti. Stai vincendo esattamente alle tue condizioni. Ma devo dirti una cosa. Se tu andrai sul palco del dibattito e cercherai di vincere rispondendo ad ogni suo colpo basso con un altro colpo basso, lui finirà per distruggerti. Ricordatelo questo. Vedo che hai molta fiducia in me, Paul. Sono pieno di fiducia, brutto bastardo. Prova a fidarti anche tu. Fammi un favore. Fai il tuo lavoro. Procurami quel file.
Sì, signore. Ehi, hey, Marco. Lasciano un po' anche a noi, no? Oh, Billy, porca puttana. Che ci fai qui? Ah, ero da queste parti. Sì, anch'io. Hai rubato a un pinguino quel vestito? Questo straccetto? Che vuoi che ti dica? Lavorando nel privato si guadagna. Sei un investigatore? No, sto nella sicurezza. Vedi quel ragazzo? È Todd Lancaster, ne sono responsabile. Il suo papino per vivere butta giù edifici e vuole che lui un giorno prenda in mano la baracca. E io lo faccio camminare dritto fino a quel giorno. Come va, signor sindaco? Tony, come stai? Ah, Ellis. Andiamo a salutare. Lui è Harry Sargent, vicepresidente della Sostin Donovan. Mi ha fatto chiudere l'accordo su Bolton Village. Abbiamo tolto a questo povero bastardo 4 miliardi. Salve, signor Sargent. Come sta? Ricorda mio figlio Todd? Salve. Se lo ricorda, vince un premio. Todd, quando farai un piacere a tutti quanti prendendo il posto del tuo vecchio? Quando io morirò e lui si farà crescere le palle. Una festa niente male, eh? Vorrei stare a casa a guardare i Knicks. Guardarli perdere? Questa è la partita migliore della città. C'è il capo della polizia. Lo sanno tutti che lui e il sindaco non si sopportano, ma non si perde una festa. Guardare quei due è come guardare l'opera lirica. E da quando sai qualcosa sull'opera? Non capisco quello che dicono, ma ho capito che non fanno altro che cercare di fottersi a vicenda. Suite 5101, signor Taggart. Mi dicono che è urgente. Scusami. Eri da queste parti un cazzo. Posso offrirle da bere, signor Taggart? Non bevo. Ma beveva, si vede. Da cosa? Dai 3 secondi che ha fatto trascorrere pensandoci prima di rifiutare. Da quanto tempo ha smesso? 7 anni. Beh, buon per lei. Aveva toccato il fondo, immagino, eh? L'ho fatto per una donna. Allora crede nell'amore? Devi amare la persona con cui stai. Mi dica, è stupido o cattolico? Entrambi. Alla sua salute, signor Taggart. Allora, può spiegarmi che cosa ci faccio qui? Essere pedinata è sfiancante. Se posso permettermi di essere indiscreta, quanto si fa pagare per il suo lavoro? Di cosa sta parlando? Del lavoro che fa per il sindaco. Le posso dare $50,000 per smettere. Beh, lei è molto generosa, ma io ho un contratto col sindaco. Lo strappi. Non si rompono i contratti col sindaco. Come se non lo sapessi. Perché non lo lascia? Lei non ha capito niente di questa storia, signor Taggart. Io scatto foto, signor Stadler, non sono pagato per capire. Se gli ultimi 7 anni della sua vita significano qualcosa, se quella donna per cui ha smesso di bere significa qualcosa, lasci perdere. Perché se crede di indagare su un adulterio, signor Taggart, non conosce bene Nicola Sostetler, evidentemente. E così hai conosciuto Billy? Sì, ci siamo conosciuti. Ti ha detto che sta lavorando per me? Me l'ha accennato. E ha accennato che lo fa in esclusiva? Sì, l'ha fatto. E lo sai cosa significa, vero? Le cose esclusive sono roba mia. Tieni a bada quelle mani, chiaro? Povero Nicky. Non hai mai imparato a condividere, vero? Beh, non preoccuparti. Te lo insegnerò prima che sia troppo tardi. Attenta, cara. Anche tu, caro. Signor Taggart, abbia cura di sé. Ho bisogno di bere. Che cos'hai per me? A dire la verità, mi serve qualche altro giorno. Sono quasi sicuro di aver fatto centro, ma voglio 48 ore per la conferma. Hai una busta piena di fotografie nella tasca, per le quali ho pagato, giusto? Giusto. Che c'è? Hai il cuore tenero?
Bene, Billy, hai finito. Mi piace il confine tra il cielo e l'oceano. Diventa sempre più scuro con la lontananza ed è solo una linea che separa il cielo dall'acqua. Lui è religioso, lo capisco, ha bisogno di speranza. Gli serve qualcosa in cui credere. Perché l'ha nominato? Che cosa importa? Non tutto in questa vita è bianco e nero. Non parliamo più di lui. Andiamo. Scusami. Sì? Un doppio whisky, per favore. Arriva. Dammi solo quel cazzo di whisky, per favore. Che stai facendo? Ehi, Art, io non volevo essere l'unico a non festeggiare. Non farlo, Billy. Perché? È una festa, no? E il film è stato davvero incredibile, Art. Mio Dio, non ti ho mai visto così brava. Veramente brava. E poi eri così convincente. Mi scusi, può riprendersi il bicchiere, per favore? Sta ferma, ok? Sto benissimo. Non bere più, ti prego. Basta. Che c'è? Che c'è? Me lo avevi promesso. Non capisci che mi fai male così? Io faccio male a te. Non mi hai chiesto neanche una volta come stavo stasera. Questa non è la tua serata, Billy. Senti, ho lavorato tanto per questo film. Non significa niente per te. Perché non ti fai anche una sniffata? Torna a essere il vecchio Billy. Lo sappiamo tutti che grande uomo sei stato. Io me ne torno dai miei amici. Vuoi dire da Ryan? Te lo scopi? Non farmi anche questo. Va bene, glielo vado a chiedere di persona. Billy, vai a casa. Ti prego. Dimmi la verità o giuro su Dio che spacco tutto. Hai rovinato tutto, Billy. Dimmi la verità. Mi avevi detto che sarebbero state scene d'amore artistiche. Basta, non ce la faccio più. Non ce la fai più? Che vuol dire? Vuol dire che siamo a pezzi, siamo sempre stati a pezzi. Forse torniamocene a casa. Adesso, mi stai ascoltando? Muoviti. No, non ti sto ascoltando, Nat. E tu non mi lasci, non qui, non per questo mucchio di coglioni. Vattene via. Nat, ti prego. Natalie. Mi dispiace. Non c'è più niente tra noi, Billy. Scusami, ho sbagliato. Niente. La morte di Yesenia ci ha tenuti insieme per 7 anni. Adesso non basta più. Come puoi dire questo? Natalie, ti prego, scusami. Ho sbagliato. Tutto a posto, Nat? Sì. Billy, smettila! No! Lascialo subito! Billy, ti prego, ti prego. Cazzo! Te lo sei scopato! C'è? Che cazzo vuoi? Aspetta un momento, no? Vaffanculo. Ah!
Sapete una cosa? Ho sprecato i miei soldi. Ho sprecato anche il mio tempo di merda. Katie, ora non posso parlare. Cosa? Ma che dici? Non prendermi per il culo. Cazzo. A tutte le unità, colpi di arma da fuoco tra la Jane e la Washington. Segnalata la presenza di una vittima. È previsto l'arrivo di un'ambulanza in meno di 10 minuti. Indietro, per favore. Dietro il cordone. Grazie. Per favore, non si può. Ehi, Tony! Fallo passare. D'accordo, va. Grazie mille, Jensen. Prego. Abbiamo avuto la prima chiamata poco dopo l'una. Avevano sentito degli spari. Sono arrivate altre 6 chiamate in un minuto, tutte per rapina. Le prime unità sono arrivate qui circa 3 minuti dopo. Ma lui era già bello che morto. Secondo te cos'è? In effetti ha tutta l'aria di una rapina. Niente portafoglio addosso, ma il suo appartamento è qui. Forse l'ha lasciato dentro. Abbiamo chiamato il padrone di casa per poter entrare. Aveva dei contanti con sé? No, né chiavi né contanti. Te l'ho detto, sembrerebbe una rapina. Quando è stata l'ultima volta che hai visto un cadavere? Non crederai veramente a una rapina? No, noi sosteniamo che è una rapina. I media spingono per una rapina, ma è chiaramente una rapina simulata. Ora tocca a te, Taggart. Posso sapere che cosa c'entri tu con lui? È buffo, Billy. Stavo per farti anch'io la stessa domanda. Ok, ascolta, ora ti dico quello che so. Giovedì un ex detective della polizia, un investigatore privato, è a una raccolta di fondi per il sindaco e non potrebbe mai permettersi un biglietto per quell'evento, neanche se da quella serata dipendesse la vita della madre. E poi, ecco la parte interessante, 24 ore dopo, sulla scena dell'assassinio del responsabile della campagna dell'avversario dell'attuale sindaco, puff, pensa un po', c'è lo stesso investigatore privato. Spiegamelo, Billy. C'entra Stettler? C'entra quello che gli hai dato ieri sera? Gli hai dato Andrews? Gli ho dato delle fotografie. Delle fotografie? Di chi? Chi c'era in quelle foto? Sua moglie. Sua moglie e chi altro? No, non posso dirglielo. Ok. È meglio se cominci a dirmi qualcosa. Che cosa ci facevi sulla scena del delitto? Ero da queste parti. Eri da queste parti. Paul Andrews è morto. Pensi di potergli pisciare addosso e andartene? Questa è un'esecuzione. Sono venuti qui per assassinarlo. Ti hai consegnato Andrews. E questo che fai ora? Organizza esecuzioni? Vaffanculo. Hai detto scusa? Sì, vaffanculo. Ho accettato un lavoro, capo. Non ho fatto domande, gli ho consegnato delle foto e me ne sono andato via. Pensa che gliel'abbia date per farlo uccidere? È questo che pensa? No, io penso che tu sia troppo intelligente per non aver capito che avrebbe fatto. Vaffanculo, ho fatto il mio lavoro. Tu lo sapevi, Billy. Ho fatto il mio lavoro. Commissario. Non ora. Voglio dirti un'altra cosa, Billy. Io distruggerò Ostetler. Seguirà le elezioni, chiuso dentro una gabbia come una scimmia. Ora decidi o mi aiuti o starei dentro quella gabbia a mangiare banane insieme a lui. Che c'è? Commissario, c'è un problema. È successo qualcosa, capo? Resta qua, non deve entrare nessuno. Con tutto il rispetto, resta qua e basta. Cos'è successo stasera? Non si preoccupi, lui è con me. Sono tutti con lei. Mi guardi, Jack. Parli con me, d'accordo? Avanti, metti giù il whisky. Ok? Ok, Jack. Che di riprendersi ora. Chiudi la porta. Andrà tutto bene, Jack. Mi dica esattamente cos'è successo.
Lei non è un vero poliziotto. È solo una puttana. Facciamo due passi, prendiamo un po' d'aria. La farà sentire meglio, vedrà. Dai, tranquillo. Voglio aiutarla, Jack. Ma devo sapere cos'è successo e non ho molto tempo. Lei deve dirmi qualcosa, capisci? Io non devo dirle un cazzo. Brutta puttana! Jack, sta dicendo cose senza senso. Aiutiamolo, Billy. Perché doveva incontrare Todd Lancaster. Lui aveva chiamato prima. Aveva detto a Paul che era pronto a parlare. Ha detto che si vergognava di se stesso perché ci aiutava. Ma in realtà si vergognava di più di suo padre. E voleva che tutto questo finisse. Penso che Paul avesse molta fretta, perché ha guardato l'orologio ed è corso di sotto. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Per caso ha sentito delle voci dalla strada? Un litigio, magari? No. Solo gli spari. Sapevo di non poter andare là fuori, di non poter chiamare la polizia, di non poter essere visto qui. Sapevo tutto quello che non potevo fare, quello che Jack Valiant, candidato sindaco, non poteva fare. Sa che cosa significa questo? Sì, significa che l'ho lasciato là fuori da solo. L'ho lasciato morire da solo. Significa che può gestire la situazione. Mi guardi, Jack. Lei sarà il prossimo sindaco di New York e deve gestire questa situazione. Ora vada a vestirsi. Trovi un cappello e un cappotto col bavero e la faremo uscire da qui senza che nessuno la veda. Sì. Va bene. Portarlo via di qui. Arrivo subito. C'è dentro anche lei? È complicato. Dammi una giornata per riordinare un po' le idee, poi ne riparliamo. Di casino. Una tragedia, signore. I media vorranno la testa di qualcuno per questo. Come ha detto, signore? Sa bene come funziona, capo. O gli diamo un arresto o gli diamo delle dimissioni. Allora dovremmo dargli un arresto. Tragedia nel West Village. Paul Andrews, responsabile della campagna per il candidato sindaco Jack Valiant, è stato trovato ucciso da colpi di arma da fuoco la notte scorsa davanti al suo appartamento a Jane Street. La polizia ha interrogato i testimoni per tutta la mattina. Per il momento non ci sono. Commissario Carter Eva. Era un uomo migliore di me. Lui doveva essere sindaco. Lei e Andrews stavate insieme?
Ricordo una citazione, però non so dove l'ho sentita. Mi viene in mente spesso. Forse qualcosa che ho letto all'università. E non è popolare. E non è sicuro dire che io lo amavo. Valiant? Sì, l'ho fatto. Ho contattato il consigliere Valiant stamattina e non solo gli ho porto le mie più sincere condoglianze, ma gli ho anche assicurato personalmente che faremo il possibile per trovare gli autori di questo crimine. Il signor sindaco conosceva Paul Andrews? Io personalmente ho incontrato il signor Andrews poche volte. Posso dire però che mi è sempre sembrato un uomo molto retto e un gran lavoratore. Amava questa città, amava la sua gente. Lui e mia moglie erano buoni amici. La sua morte mi addolora profondamente. Signor grazie sindaco, a tutti, un armo, grazie mille. Può dirci che tipo d'uomo fosse Paul Andrews? Aspetta un momento. Era quel tipo di uomo che sapeva amare e combattere con tutto il cuore. Era un caro amico per tutti noi e la vera forza motrice di questa campagna. Ci mancherà molto. Chi lo sostituirà? Deve essere un momento molto difficile per lei. Ha considerato di sospendere la sua campagna? No, assolutamente no. Il dibattito avverrà come previsto domani. E martedì ci saranno le elezioni. Possiamo permettere a un assassino di impedire a questa città di esercitare i suoi diritti democratici. Grazie. Andrews di certo non si scopava la moglie del sindaco. Cerchiamo un certo Todd Lancaster. Trova tutto quello che puoi su di lui. E su Bolton Village scopri qualcosa su quella vendita. D'accordo, ci penso io. Sai che non è colpa tua. Devo andare. Ok. Signore, è appena entrato a Bolton Village. Sì, signora. Natalia. Sono venuto da solo, signora Barea. La sua figlia è molto impegnata con il film ultimamente. Ah, sì, il film. Natalia si è schita la roba come una puta. Raul, mira chi è sta qui. Come sta, signor Barea? Ciao, Billy. Sono contenta di vederti. Anch'io. Allora? Billy, ¿quieres un café? Oh, mucho gusto. Lo faccio. Grazie. Ma bello rivedervi. Allora, che cosa ti riporta nel vecchio quartiere? Una bella domanda, in realtà non lo so. La nostalgia è una cosa difficile da spiegare. Sì. Ehi,
Spero che le cose vadano sempre bene fra te e mia figlia. Sì. Bene. Perché siete rimasti qui? Dove saremmo dovuti andare, scusa? Non lo so, dovunque. Io e Natalie non abbiamo mai capito come avete fatto a rimanere qua. Non potrei mai lasciare la mia Yesenia qui da sola. Lei è morta, Raoul. No, Billy, no. Lei è ancora qui. Senti, io lo so quanto hai dovuto sacrificare quella notte. Ma sei riuscito anche a ridarci la pace. E sei tu che hai dato alla nostra Yesenia giustizia. Io non so da dove cominciare per dirti quanto questo significhi per me e mia moglie. Gracias, mi amor. Allora, Billy, l'hai visto tu questo film? Alza le braccia. Kevin, lasciaci soli. Grazie per essere venuta, signor Ostetrar. Che cosa vuole, signor Tuckert? Voglio sapere che succede. Ah, adesso vuole sapere che succede. Non interessava molto l'altra sera. Paul Andrews era un mio amico, signor Tuckert. Riesce a capirlo? Un mio caro, carissimo amico. Se lei non fosse solamente un misero coglione, magari oggi Paul sarebbe ancora vivo. Ma lei è un uomo misero. Si assume con pochi soldi e si butta via con pochi soldi. Io le ho dato l'opportunità di fare quello che era giusto e lei ha rifiutato. Ha ragione. E mi dispiace per il suo amico, signor Ostetrar. Suo marito mi ha incastrato. E io lo distruggerò per questo. Io ho bisogno che lei capisca e che sappia che farà tutto il necessario per fare a pezzi quel figlio di puttana. Ma prima deve dirmi che sta succedendo. Lei non è stato assunto per scoprire il mio amante, signor Tuckert. Lei doveva scoprire la mia fonte. Ho ricevuto delle informazioni sul sindaco un po' di tempo fa. Se fossero state rese pubbliche, lo avrebbero rovinato. Gli ho proposto un accordo. Io avrei avuto il divorzio, degli alimenti ragionevoli. E lui avrebbe avuto il mio silenzio. Non ha accettato, immagino. No. Ha assunto lei. Era Paul. Paul mi dava le informazioni. Avevamo fatto un patto. Lui mi avrebbe aiutato nella mia situazione e io avrei ricambiato. Indagando in alcuni affari di mio marito. Quali esattamente? Sul Bolton Village e la vendita. Direi che l'acquisto di quelle case popolari per 4 miliardi di dollari è stato un gran bell'affare, signor Tuckert. Non crede anche lei? Sì. Valgono più del doppio, lo sa? È un uomo pericoloso, Billy. No. Conosce solo persone disposte ad uccidere. Che hai scoperto, Katie? Qualcosa su Todd Lancaster. Lavora per la società di costruzioni e demolizioni di suo padre, Sam, la Rockway Group. Suo padre è uno dei maggiori finanziatori del sindaco. E questo è interessante perché suo figlio Todd è un grande amico di Paul Andrews. O meglio lo era, scusa. Andrews è stato un mentore di Todd alla Columbia, l'aveva preso sotto la sua ala. E ora fanno entrambi parte del consiglio di un certo numero di organizzazioni progressiste. Comunque ho l'indirizzo di casa di Todd a Port Washington, ma l'ufficio è vicino ai cantieri navali Navy Yards, quindi prima potresti provare là. Billy, sta attento. Va bene, Paul Andrews è stato appena ucciso e sono sicura che là fuori è un casino.
sei morto per me. Hai sparato. Ho detto guardami, imbecille. Sei morto per me. Smettila, brutto bastardo. Perdono me. Date colpo a tuo cazzo. Fuori, fuori. Devi lasciarmi subito. Mi fai schifo. Basta tricarmi. Portate via quella merda immediatamente. Si può sapere che aspettate? Si è assicurato. L'altro uomo non ha lasciato i suoi dati. No, ma lo prenderemo. E come pensate di fare? Grazie alla telecamera. Quanto ci vuole per avere quelle riprese? Dipende. Ha qualche amico potente? Può darci. Grazie per aver chiamato il Roosevelt Hotel. Come ha detto? Roosevelt Hotel. Sì, cerco Carl Fairbanks. Mi dispiace, signore, ma il commissario non ha inserito la segreteria. Vuole lasciare un messaggio a me? Abbiamo finito qui. Sì, a posto. Hai avuto qualche guaio stasera? Sì, direi proprio di sì. Lascia la bottiglia, Harry. Ma viene spesso qui? Ci stai provando con me, Billy? Eh? Poi mi chiederai di che segno sono? Scommetto che è quello che ha due facce del cazzo. Gemelli? Quasi, sono del toro. E tu? Cancro. Il Roosevelt, eh? Bell'indirizzo per un poliziotto, anche se è il commissario. Ho fatto qualche buon investimento. Oh, ci scommetto. Per non parlare di quella villa Montauk. Deve esserle costata almeno qualche milione. Cos'è, il nuovo Russell Simmons? Fa yoga e si scopa le donne bianche? Molto divertente. Mi dica una cosa, commissario. La First Lady è al piano di sopra adesso? Attento, Billy. Ora capisco perché era tanto preoccupata per quelle foto. Aveva paura di esserci. Ecco perché da Andrews ha voluto me e non Jensen. Che cosa vuoi? Voglio Stettler. Mettiti in fila. L'avevo quasi beccato stasera. Avevo delle cose interessanti nel bagagliaio, una scatola piena con mappe e modelli di un panorama di New York che ancora non esiste, ma esisterà quando demoliranno Bolton Village. Poi un teppista mi ha speronato. Sì, l'abbiamo identificato dalla targa. E chi è? Un ex dell'omicidi, Dick Murdoch, lo conosci? Sì, lavora per Sam Lancaster. Forse lavora per Sam Lancaster, ma è Stettler che lo paga. Come, scusi? Le carte che avevi nel bagagliaio, non per sminuire la tua scoperta, non valgono un cazzo. Tutti sanno che la Solstin Donogan demolirà Bolton Village dopo questo polverone politico. Alcuni sanno anche che è già stato dato l'appalto a Rockway Group. Allora perché Paul Andrews è morto se questo non era un segreto? Perché stava per scoprire il resto. Quale resto? Quale cazzo di resto? È mai possibile che nessuno in questa città sia capace di dire una frase fino alla fine? Todd Lancaster doveva incontrare Andrews quella sera per portargli un contratto. Qualcuno non voleva che succedesse. Io ero quasi riuscito a convincere Todd a consegnarmi il contratto, ma ora lui non vuole più parlare. Ha paura. Beh, il contratto è la prova dell'accordo per demolire Bolton Village. Quella è una parte. Solo Todd Lancaster conosce l'altra parte. Harry, pago io le sue consumazioni.
Buonanotte, commissario. Buonanotte, commissario. Ai vostri posti, signori. Saremo in onda tra 5 minuti. Buonasera, New York, e benvenuti al terzo e ultimo dibattito per l'elezione del sindaco. Diamo insieme il benvenuto ai nostri due candidati, il sindaco Nicholas Ostetler e il consigliere Jack Valiant. Quanto vuoi? Finestrini a manovella? Sì. Ho capito perché hai dei bicipiti da uomo. Credevi li avessi fatti accarezzando il tuo ego? Sederino grande bene, bicipiti grandi non bene. Dai, fammi guidare. Porca puttana. Ma sei un coglione! Non l'ho fatto apposta, lasciami guidare, dai. E già se mi distrutto la macchina prima di cominciare a guidare. Mi dispiace, Kate. Dove stiamo andando? Non ti preoccupare, Charlie. Che cosa credi che stia facendo? Dove li hai presi questi coprisedili? La striscia di Gaza? Nell'amministrazione Valiant ci concentreremo essenzialmente su 2 punti fondamentali: responsabilità condivisa e sacrificio condiviso. A quelli di voi che sono tanto fortunati da guadagnare più di $200,000 all'anno, chiederemo di pagare un po' più di tasse. A quelli che non li guadagnano, abbasseremo l'imposta sui salari. È una mossa responsabile che si tradurrà in un budget bilanciato e un futuro sereno. Sindaco, trovo a dir poco esilarante che il mio avversario abbia abbracciato il principio della responsabilità fiscale quando è un fatto noto a tutti che non esiste tassa che lui non voglia aumentare. Così disse l'uomo le cui scelte politiche ci hanno portato a un deficit di 1 miliardo. Sbagliato, così ha detto il sindaco, che ce ne ha tirati fuori. Vendendo ai newyorkesi delle case dopo avergliele sfilate e vendendo case popolari a una società di investimento di Wall Street. Io penso che i residenti di Bolton Village avrebbero preferito un aumento delle imposte a un avviso di sfratto. Vi assicuro, consigliere, che dovunque viva un newyorkese, nessuno vuole un aumento delle tasse. Nemmeno io. E credo sia il momento che lei dica la verità sull'affare Bolton Village. Ecco la verità. Abbiamo un surplus di $3 miliardi, che ora possiamo usare per creare nuovi posti di lavoro, che possiamo usare per offrire uno sgravio fiscale alla nostra gente. Questa è la verità. No, questa non è la verità e non ci si avvicina nemmeno. Lei ha stipulato un accordo con la Sosting Danagan per riempire le sue tasche, per tirarsi fuori dal deficit che le sue scelte politiche avevano creato in passato. Lei sta continuando a mentire alle persone per bene di questa città sulle intenzioni di quella compagnia. La Sosting Danagan non ha comprato Bolton Village per entrare nel business degli affitti. La Sosting Danagan ha comprato Bolton Village per entrare nel business dell'edilizia, ecco la verità. Peter, ho l'impressione che stiamo sconfinando nella diffamazione. La Sosting Danagan, nei suoi 50 anni di attività, non ha mai comprato una proprietà per destinarla a uso residenziale e dubito che intenda cominciare adesso. Cercherò di spiegarlo ancora una volta, più chiaramente, per le persone di Bolton Village. C'è un solo motivo per cui ho stipulato questo accordo, perché voglio il meglio per voi. Sorgerà l'alba di un nuovo giorno a Bolton Village e se la Sosting Danagan farà un solo passo falso, se non terrà fede alle sue promesse, allora io la rimetterò in riga con tutte le mie forze. Questo ve lo posso giurare. Beh, purtroppo per lei, sindaco, sappiamo molto bene quanto vale il suo giuramento. Contano i fatti. Il debito è sparito. Ci sono altri modi per aumentare la solvibilità. Ne dica uno. A parte il furto? Vi dico cosa avrei fatto io. Prima di tutto avrei fatto qualcosa di cui il mio avversario non crede di aver bisogno, cioè chiedere la consulenza di persone più esperte su questo problema cruciale. Io avrei riunito un comitato di eminenti economisti che ci aiutassero a risolverlo. Conosciamo quel comitato, è lo stesso che ci ha portato all'inadempienza negli anni Ottanta. I newyorkesi non vogliono un comitato, vogliono soluzioni. I newyorkesi e c'è una sola persona su questo palco veramente capace di dare soluzioni. L'altra qui è accanto a me. Si limita solamente a dire quanto sia disastrosa la situazione. Un dibattito, Peter, oppure dobbiamo stare qui a sopportare un soliloquio di Nico Stettler? La situazione è disastrosa perché lei e i suoi amichetti avete truccato la partita e gli onesti lavoratori di New York ormai hanno capito che non cambierà niente. Non cambierà mai niente se continueremo ancora a eleggere uomini come questi. Ditemi che le cose non sono cambiate. Quando io sono stato eletto sindaco, questa città era completamente a pezzi. A pezzi. Passo dopo passo, io la sto ricostruendo. Bolton Village è solo uno dei passi che abbiamo fatto. Ditemi che le cose non sono cambiate. Mi sono messo qui di fronte a voi e vi ho detto che abbiamo un surplus di 3 miliardi sindaco. Di dollari. Sindaco? Ditemi che le cose non sono cambiate. Nessun sindaco nella storia di questa città ha potuto guardarvi e dire quello che vi sto dicendo. Ditemi che le cose non sono cambiate. Quando uscite da casa vostra la mattina con i bambini e li portate nei parchi dei 5 distretti, vi sentite al sicuro? Sì, perché ricevo le vostre lettere e so che è così. Siamo noi che lavoriamo insieme per questa città. Ditemi che le cose non sono cambiate. Bravo! Sì! Evviva il sindaco! Sì, sindaco!
Consigliere Valiant deve ancora rispondere alla domanda. Che cosa avrebbe fatto per invertire il debito? Devo tranquillo, dire... Tranquillo, consigliere, ci ha pensato Nicky. Doppio clacson e ti avverto, ho capito. Inclina i sedili al massimo, ok? D'accordo. Torno tra poco. Sai chi sono io? No. Perché io so chi sei tu, Tom. E so che non sei un bastardo pezzo di merda. Hai attirato Andrews in una trappola. L'hai incastrato. Hai organizzato quell'incontro e l'hai fatto ammazzare. Non è vero. L'hai fatto cadere in un'imboscata. No, non è vero. No. Mi sta prendendo io per il culo. Non l'ho fatto uccidere. Chiudi quella bocca del cazzo. Sei un bugiardo. Non l'ho ucciso. Non l'ho ucciso. Sei un bugiardo. No. Mi stai mentendo? Non sto mentendo. Era mio amico. Cosa? Era mio amico. Alzati. Forza. Che cosa hai detto? Dimmi che cazzo prego, sta succedendo! Ti prego, smettila di picchiarmi! Non lo sapevo! Ero lì solamente per dargli una cosa! Ero dietro l'angolo, lo stavo aspettando, l'ho visto scendere per le scale, gli ho fatto un cenno, va bene? Dovevo dargli una cosa per aiutare Valiant a vincere, per aiutare Valiant a distruggere quel figlio di puttana di Ostetler! Quello che dici non ha senso, Todd. Ostetler è un amico di tuo padre! Fanculo a mio padre! Avevo il contratto nella mano. E Paul ha visto il mio cenno e ha sorriso. Murdoch deve avermi seguito con la sua macchina. E quando Paul è uscito gli ha sparato. Gli ha sparato la testa, capisci? E è andato al lavoro il giorno dopo come se non fosse successo niente. Todd, è tutto a posto. Guardami, guardami, sta calmo, va bene. Dov'è quel contratto? Prendilo. Non lo voglio più. Sicuro di voler fare questo a tuo padre? Sì. Cazzo. Va al piano di sopra, vai! Solo un incidente. Sono Taggart, calmati. Che puttana, al culo! Bene. Sì. Tu stai bene? Sì, benissimo. Hai trovato gli indirizzi email di quei giornalisti? Sì. Sei sicuro di volerlo fare? Se non hai mie notizie, tra due ore manda quella email, d'accordo? D'accordo.
Grazie per il tuo aiuto, Katie. Ci sono sempre. Buonasera, posso esserle utile? Dica al sindaco che c'è Billy Taggart. Un momento, prego. Signor sindaco. Billy, che bella sorpresa. Grazie, Valerie. Videocassetta, non le uso da anni. Vuoi darmi il cappotto? No, sto bene così. Ma te lo devo dire, Billy non è proprio un bel aspetto. Ho avuto un piccolo contrattempo. Sono contento se è superato. Vuoi bere? Sì, ne diamo uno doppio. Così mi piace. Bene. Allora, com'è che diceva Fitzgerald? Al futuro orgastico che anno dopo anno si ritira davanti a noi. Salute. In realtà non so che significhi. Neppure io. Che posso fare per te? Voglio sapere perché mi ha assunto. Rimaniamo sulla narrativa dell'adulterio. È più sexy. E le bugie sono ancora più sexy. Ne ho sentite così tante questa settimana da bastarmi per una vita. Perché non mi dice la verità? La verità è che io ti ho assunto per indagare su mia moglie. Perché voleva indagare su di lei? Perché purtroppo non si fa gli affari suoi, ecco perché. Perché chiacchiera troppo, ecco perché. Perché fa troppe domande, ecco perché. Faresti meglio a non seguire il suo esempio. Potrei dover assumere qualcuno che indaghi su di te. E chi dovrebbe farlo? Il suo uomo, Murdock? Credo che non sia più disponibile. Spero non abbia sofferto. Non più di Andrews, mi creda. Mi dispiace per quello che gli è successo. Allora mi dica una cosa. Crede che le permetterei di farmi diventare complice di un omicidio per $50,000? Credeva che non avrei fatto domande. O credeva che non avrei trovato risposte. Quali risposte hai trovato, Billy? So che Andrews stava per collegarla con Bolton Village. Ecco perché si è liberato di lui. No, signore. Non io. Oh, non lei, certo. L'uomo che ha assunto, Murdock. Allora portalo a testimoniare. Sì, lei è in gamba. Devo ammetterlo, ha pensato a tutto, vero? Le bugie sulla vendita di Bolton Village, lo sconto alla Sols in Donegan, il nuovo grande contratto con il gruppo Rockway. E nessuno può farci niente, giusto? Perché quelli che potrebbero o sono morti o li ha comprati. Sono molto ammirato, sindaco, lei è in gamba. Forse è per questo che la gente continua a eleggermi. Perché porto sempre a termine il lavoro. Quindi tutto questo è stato fatto per la città? Tutto quello che faccio è per questa grande città. La città non possiede il 50% del gruppo Rockway. Lei sì. Guardi che cosa ho trovato. Che cos'è quello? È il cappio per la sua impiccagione. Il 50% di 4 miliardi di dollari sono un bel po' di soldi. Ora le dico che succede. Ho un'email in uscita con una copia scannerizzata del contratto della Rockway in allegato. Basta che prema un tasto e 100 giornalisti leggeranno il suo nome accanto a quello di Sam Lancaster, nero su bianco. Non c'è bisogno che le dica che l'originale è al sicuro. Lei si dimette, si fa da parte, io tengo la bocca chiusa. Quelle email non partiranno mai. Ma l'affare Bolton Village è morto. Demolisca centinaia di case popolari da privato cittadino, ma Bolton Village resta in piedi. E lei lascia l'incarico. Questa è l'offerta, le consiglio di accettarla. Controfferta? Non serve, non ha niente con cui minacciarmi. Voglio gli originali, voglio tutte le copie e il risultato della tua indagine entro le 9 di domattina. Tu sei finito, figlio di puttana. Sei finito. Non hai sprecato neanche un misero minuto a pensare perché ho scelto proprio te, Taggart. Io ti ho scelto. Ho scelto te. Perché ti tengo in pugno. Devi scusarmi per la scadente qualità del videotape. È stato girato con una di quelle videocamere rubate che si vendevano a $40 sull'Ottava Avenue. Ma credo che così avrai il quadro completo. E
innanzitutto lasciate che vi dia il benvenuto. Benvenuti a Bolton Village. Ma che cazzo? Sono il vostro ospite stasera. Mi chiamano Alex, ma tu puoi. Che cazzo è questa roba? Il guapo! Oh, il stupido ti chiami. Stiamo solo passando il tempo. Siamo io e il mio amico David con la videocamera. Sì, sono io, David. No, spostati. Allora, ho le tasche piene di soldi. E quindi ci divertiremo un bel po' stanotte. Andremo nei posti dove andiamo sempre, ma forse troveremo qualcosa di insolito. Butta la pistola, vai! Che cazzo è? Butta quella pistola! Calma! Che cazzo fai? Ho detto butta quella pistola! Non ho fatto niente! Sta a posto, Mike! Vogliamo solo parlare! È tutto a posto, Mike! Vogliamo solo parlare! Questa è una cosa che il cittadino medio non capirebbe mai. Ma io sì. Vedi, noi prendiamo perché possiamo. Prendiamo perché ci fa sentire bene. L'unica differenza fra te e me è che quello che hai fatto tu è registrato su una videocassetta. Come dicevo, voglio l'originale, tutte le copie e il file delle indagini. Entro domattina. Puoi prenderla questa copia? L'ho trasferita a Sodesco 7 anni fa. Nat. L'unica differenza fra te e me è che quello che hai fatto tu è registrato su una videocassetta. Come dicevo, voglio l'originale, tutte le copie e il file delle indagini. Entro domattina. Puoi prenderla questa copia? L'ho trasferita a Sodesco 7 anni fa. Ti rovinerà se lo incastri, lo sai, Billy? La usi. C'è un termine di prescrizione per l'omicidio. Dovrò mostrare tutto il filmato. Non posso tagliarlo. Non le ho chiesto di farlo. Sei sicuro? È ora di pagare i debiti. Signore e signori, nonostante non sia abituato a parlare in pubblico, lo so, Sam, che ti piacciono i dibattiti. Non mi hai detto se ti è piaciuto l'ultimo. Da maestro, bravo. Grazie mille, veramente. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per essere venuti. Questa sala è bellissima, con mia moglie e tutti i miei grandi, grandi amici. Quindi, grazie. Un uomo molto più in gamba di me disse una volta che la politica è l'arte del possibile. Beh, oggi pomeriggio Jack Valiant stava ordinando la sua nuova carta intestata. Stasera sta cercando il numero dell'autobus che l'ha investito.
Si è difeso bene, ma i suoi pugni sono andati tutti a vuoto. Era come Roberto Duran su quel palco. No mas, Nicky, no mas! Non colpirmi più! Signor sindaco, dice che è urgente. No, mi occupo di questa cosa. Non ve ne andate, ho moltissime persone da ringraziare. Sì, sono io. Billy, mi hai chiamato presto. Guardi fuori, sindaco. È il suo futuro. È arrivato il tuo autista, Nick. Nicholas Stettler, lei è in arresto per l'omicidio di Paul Andrews. Cosa? Ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei in tribunale. Tutto quello che dirà sarà usato contro di lei, Carl. Ha diritto ad un avvocato. Se non può permetterselo, gliene verrà assegnato uno. La riconosceranno dalle impronte dentali quando avrò finito con lei. Ha capito i suoi diritti da come glielo ho elencati? Ho capito che lei è un suicida. Può aver dimenticato come ha ottenuto il suo lavoro, ma io no. Crede davvero che una giuria di miei pari a New York City mi condannerà? Io devo solo metterle le manette. Non aspettarmi alzata, tesoro. L'ho mai fatto. Abbiamo entrambi giudicato male Billy. E lei ha giudicato male tutti noi, sindaco. Credeva di poter piegare Billy, credeva che Andrew andasse a letto con sua moglie. E che non lo facessi io. Hanno vissuto giornate drammatiche, cominciate con l'omicidio di Paul Andrews, il responsabile della sua campagna, e culminate ieri sera con l'arresto del sindaco Stettler in rapporto a quel crimine. Che cosa può dire i newyorkesi che, francamente, hanno perso fiducia nei loro governanti? Beh, giornate come queste possono decisamente scuotere la fiducia. Non ciao, Rachel. Ma ciao. Ho passato la scorsa. Ti tieni fuori dai guai? Ci provo. Sì, lo so. Sente facile quando si trova. Quello che beve lui. Domani è il gran giorno, Billy? Sembra che il nostro uomo sia a cavallo. Ma Jack Valiant. Jack Valiant. Un bravo uomo. Che cos'è? A te che sembra? Una tessera telefonica. Grazie. Ci sono sempre, Billy. È tutto a posto, Katie. Tornerò molto presto. Io ci sarò. Andiamo, Billy. Prendiamo la strada lunga.